Amici di DMTV, siamo a Salso Maggiore Terme in provincia di Parma per Miss Italia che ha selezionato le 100 bellezze che parteciperanno alle finali del concorso nazionale e quindi andiamo un po' a scoprire gli ospiti, la giuria tecnica e le 100 finaliste che ce l'hanno fatta. Le semifinali si stanno per concludere perché fra poco avremo finalmente i nomi delle 100 finaliste, tante novità, torna Carlo Conti, insomma una nuova edizione. Cosa possiamo dire per accattivarci il pubblico da casa che dovrà seguire questa edizione? Seguirci perché sarà una Miss Italia giovane, glamour, al passo coi tempi. Direttamente qui a Salso Maggiore dal Paraguay abbiamo Miss Italia nel mondo che è traslocata da alcuni anni a Jesolo, però insomma vedo che anche Jesolo hanno buon gusto, eh? Grazie, ciao a tutti, sì, vengo dal Paraguay, in giugno mi hanno eletto come Miss Italia nel mondo, esattamente. Eri già venuta in Italia prima di questa esperienza o è stata un'occasione? Prima di questa esperienza no, sono arrivata qui per il concorso, è stata la mia prima volta e dopo ho vinto il concorso ho viaggiato dal nord al sud, tutto con la SARS, ho viaggiato tantissimo. Dio, conosco tutta l'Italia adesso. Raccontaci un po' quali sono le tue origini. Le mie origini sono di Sicilia, il mio bisnonno è nato qui e poi è andato là al Paraguay, è nato il mio nonno e poi hanno venuto qui ancora. Ma il mio origine è siciliana da Comiso. E com'è la Sicilia? Come te l'aspettavi? Più bella? È come me l'aspettavi, veramente, perché a me mi hanno raccontato da piccola, così noi siamo di Comiso, Ragusa, Sicilia, esto. E io sono andata per due volte già in Sicilia e domani parto per Ragusa, mi fanno un premio ai ragusani nel mondo che hanno premi, queste cose. Sarà una bella serata domani. Tu nella vita cosa fai? Io faceva tutto, perché adesso mi è cambiato tutto, non faccio più queste cose. Studiavo marketing e pubblicità, stavo in secondo anno e adesso faccio tutto questo, faccio la Miss Italia nel mondo. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno è essere felice, questa cosa, perché oggi non posso dire mi piacerebbe questa cosa, ma mi piacerebbe fare tutte queste cose che mi piacciono. Silvia, è passato praticamente un anno dalla tua elezione, solita domanda, però insomma raccontaci un po' questi 365 giorni di Miss Italia. Cambiata totalmente la mia vita, ovviamente prima da ragazzina semplicissima che andava a scuola, pensava soprattutto allo studio e alle amicizie, invece ora è un'altra persona, ora Silvia sta cercando di trovare una via di uscita, una strada nel campo lavorativo, non solamente dello spettacolo ma del cinema e della moda, ma soprattutto la moda. Ma che emozioni provi a vedere le ragazze che stanno facendo quello che facevi tu un anno fa? Praticamente da un giorno all'altro sei diventata tu la protagonista, credo che sia qualcosa che ti batte dentro l'anima. Sì, è un'emozione strana e non si riesce proprio con è un'emozione così grande, così forte che non riesco a esprimerla con parole. Comunque sono agitata per le ragazze perché mi ricordo anch'io, io ero già una fascia nazionale, sì, regionale, quindi questa paura non l'ho avuta. Un saluto appunto al nostro re che è appunto Davide Maggio, che cerca di tenere aggiornati tutti gli amanti della televisione con tutte le notizie anche di Miss Italia. Un grande bacio a tutti quanti, ciao a tutti!